Buongiorno, buonasera, sono sempre Paolo Puppa, terza tappa di questo viaggio nelle mie lettere impossibili. Per chi non avesse seguito le prime due, faccio una brevissima sintesi. Sono lettere che ho inventato, ma che potevano essere scritte dai protagonisti. Sono tutti grandi autori, scrittori in gran parte, italiani ed europei tra la fine 800 e il 900, di cui mi sono scientificamente occupato nelle mie monografie, nei miei studi, diciamo, accademici, e sono trasformati in lettere, appunto inventate, diventando da autori protagonisti. Ogni lettera è scritta a un altro che è molto importante per chi lo scrive. Cioè, diciamo, il personaggio A investe moltissimo nel suo destinatario, ma questo, come vediamo ogni volta, non lo ricambia. Cioè, smentisco in qualche modo il detto dantesco amor che a nulla amato amar perdona, perché c'è appunto questo vuoto, questo gap, B, il destinatario, invece di rispondere ad A, spesso si rivolge a C, cioè una terza personalità, mostrando fastidio, irritazione, disinteresse o sparlando addirittura di A. E è un metodo che io ho in qualche modo ricavato nei miei anni di insegnamento a Ca' Foscari, il sistema del metalinguaggio, dell'opera non finisce qua, dello spin-off. Prendo spunto da alcuni testi e li trasformo, li allungo, li modifico in queste invenzioni, però imitando lo stile degli autori. La lettera che adesso mi accingo a performare è di un poeta maledetto, un classico poeta nel senso romantico del termine, poeta pazzo, è Dino Campana. Immagino che Dino Campana, che era realmente confinato nel manicomio di Castelpulci, vicino a Scandicci, nella provincia di Firenze, nel 27, 5 anni prima di morire, scrive questa lettera appassionata, rancorosa, delirante, a Sibilla Leramo, questa famosa scrittrice italiana che nel 1906 era diventata una star delle lettere italiane con il suo romanzo, pamphlet autobiografico, Una donna, che aveva lasciato il marito e il figlio per diventare se stessa. E lei dice a un certo punto che è stata Casa di bambola di Ibsen, fatto dalla Duse, a ispirarle questa scelta di vita, ed era in qualche modo l'emancipazione femminile in nuce, professava in qualche modo il libero amore ed era stata amante anche di Dino Campana per circa 2 anni, tra il 16 e il 17. E poi si era spaventata davanti agli eccessi, alla violenza quasi faunesca del poeta, che era di 9 anni più giovane di lei. Ma l'episodio che qui è centrale, ed è il motivo della lettera, è questo rancore paranoico che Campana prova verso due scrittori invece affermati, garantiti, che erano degli intellettuali maître à penser negli anni della Grande Guerra, cioè Giovanni Papini e Ardengo Soffici. A costoro, nella redazione di Lacerba, dove appunto i due lavoravano, a Firenze, si presenta nel 13 il giovane Campana, era dell'85 ed era nato a Marradi, nell'Appennino tosco-emiliano, e consegna il manoscritto, un manoscritto, di quello che sarà poi i Canti Orfici. Portava il titolo Il più lungo giorno, e perché questi possono aiutarlo nella carriera, a instradarlo, a integrarlo, a pubblicarlo. Quando poi si ripresenta ai due, questi accusano l'un l'altro di averlo perso, e l'hanno perso. E lui, che già entrava e usciva dalle case di cura, dai manicomi, riceve il colpo di grazia
diventa aggressivo, ma cosa fa l'anno dopo, nel 14? Lo riscrive a memoria. E quando poi nel 71, durante dei lavori di restauro, nella casa di Ardengo Soffici, riemerge per miracolo il primo manoscritto, ci sono anche dei cambiamenti, ma il fulcro delle grandi immagini è conservato. E il testo esce nel 14 e ha un seguito, diciamo, certo irrisorio, solo pochi si accolgono di questa grandezza, perché Campana per certi versi è un Rimbaud italiano, magari cucito addosso o a ridosso di Carducci, in questo suo... Lui faceva tra l'altro l'università, ha provato a iscriversi, a frequentare chimica, tutt'altro genere, ma si sente proprio il poeta autodidatta, che è capace di grondare immagini di continuo. Nei Canti Orfici, due poesie in particolare, a mio parere, L'Invetriata e Chimera, sono tra le più belle poesie italiane del primo mezzo secolo. E dunque adesso vado a fare questa lettera di Campana dal manicomio di Castelpulci a Sibilla Leramo e la risposta di Sibilla, che non ricambia lo stesso investimento affettivo, ma si limita a scrivere, ad avvertire proprio il nemico dichiarato, il nemico mortale di Campana, cioè scrive ad Ardengo Soffici. Ecco a voi la lettera tra Campana e Sibilla Leramo. Buon turbamento. Aprile 1927, Castelpulci, manicomio, Dino Campana a Sibilla Leramo. Signora, 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 la primavera mi sveglia pure qua, in questo tetro stanzone, io la vedo oltre le sbarre di ferro, oltre i vetri spessi, nel tanfo della camerata, tra i sospiri e i sordi respiri dei pazzi addormentati, l'oro e l'azzurro dei decrepiti crepuscoli si cambiano in verde. E allora devo scrivervi perché una dolcezza acuta mi torce i nervi mentre invoco la piaga e il fiore delle vostre labbra. Qua in questo carcere dottori maniaci mi spiano e mi chiedono appunti sulla mia vita. Da un po' di tempo ho ripreso il controllo su di me e la nebbia del mio passato sembra svaporare, anche la testa mi duole di meno. Sì, mi curano con bromuro, sempre bromuro, per lenire l'effetto dei milioni di caffè e del mio stravere. Mi hanno fatto pallido, signora, assetato, errante dietro le larve del mistero, accigliato, male in arnese. Qua ho chiuso con la poesia, come forse saprete, perché è meglio un lavoro qualunque che la scioperataggine. O macchie, edeme, sostiene il dottore, sugli organi della vita, chiazze rossastre sulle parti basse di un corpo ingrossato. Me ne sto immobile e volo solo col pensiero, ma prima di finire qua, quanto vagolare.
Ho attraversato fiumi di notte coi piedi e le mani che cercavano terra per non annegare, il buio freddo della brutta morte che mi soffiava vicino, fuori l'ansia segreta delle lucciole, delle cicale, dentro calde taverne a scansar birboni e matrone dai seni enormi, e fanciulle inginocchiate, e troie, troie, troie notturne in fondo ai quadrivi, ho vagabondato tra le Alpi a piedi che si levavano alte come cattedrali all'alba, le ombre verdi degli abeti a scrivere strampalature. Io però la Falterona e la Verna le ho scalate davvero con le ginocchia sbucciate, coi piedi, le mani a tentar chimere, non come loro due! I due signorini, compatitemi signora, di tutto, ma quei due là non hanno avuto le mie esperienze, i miei vortici erratici, mai scappati dalle guardie loro, mai picchiati in testa dalla polizia fino a farsi rompere la vena poetica, loro due, mai la straziante fanfara dei soldati, gli affermati nei giardini pubblici, o lo schianto triste delle domeniche pomeriggio. Mai avuto contro questori, concittadini tutti, sciacalli, loro due, vorrei spaventarli a morte, quei due là, col vostro aiuto, signora. Papini, lo so, dice in giro che sono violento, è minaccioso, vero? Papini, che avevo invitato a Genova, scrivendogli che se era artista, il mare gliel'avrebbe rivelato. E l'altro poi, Soffici, ha raccontato a tanti che io mi davo ad eccessi alcolici, a sborni infernali, che portavo la bottiglia fino in biblioteca. E ha messo pure in giro che io odio le donne. Voi, Madonna peccatrice, potete testimoniare invece la possanza della mia natura nel dicembre del 1913, nel corridoio della redazione Lacerba, Papini e lui, Soffici, mi hanno visto seduto su un canapè nero di tela cerata perché dormivo negli asili notturni io e tremavo come una foglia e mi soffiavo nelle mani rosse, mani gonfie di geloni, pendule lungo i fianchi, e ogni tanto ridevo per la paura. Ma lui, Soffici, lui ammirava il mio corpo, fauno, tarchiato, diceva, nudo, simile ad un eroe antico, capelli biondardenti, aroma dionisiaco, baffi e barba rossigna, odorata, gli occhi lucidi e sporgenti, ardenti, capite? E gli occhi celesti, figlio della steppa, scarpe sdotte, scalcagnate da campinatore teutonico, così poi ha scritto l'infame sciacallo, come mi hanno riferito, uomo silvano, creatura dei boschi, vestito magari di pelli,
sporco di fuliggine, rifiutato dalla famiglia per via dei pidocchi. Così mi hanno descritto. Marcio, bacato, mi hanno chiamato un giorno mentre cenavano al ristorante, intenti a preparare i loro ridicoli spettacoli futuristi. Mi insultavano con lo sguardo annoiato, mi deridevano, mi invitavano a comprare il biglietto per il teatro e se insistevo per il mio manoscritto, sbuffavano e si lanciavano occhiate allusive. Ho visto tutto io e non dimentico niente, ma aspettavo il responso fatidico sul poema imprestato loro, quello che mi hanno sequestrato e poi, certo, fatto distruggere per invidia. Gli ho scritto a lungo per riaverli indietro, i miei versi tracciati su carta da minestra, ruvida, sporca, maculata, sgualcita. Ma ognuno dei due accusava l'altro. Sono salito a casa di Papini una mattina, sono entrato perfino nella sua biblioteca, c'era una bambina sulla porta. E allora sono uscito per strada, la testa in fiamme, faceva un freddo rigido, avevo nelle orecchie i grilli che danzavano tra i pitosfori mentre la sera colava poco a poco. Sì, mi ripetevo che avendo mentito il mio me, sì, sì, mi ero rivolto a loro come indimenticabili compagni. Io mi meritavo dagli Zerbini e da lui soprattutto questo trattamento, quando voglio anch'io fingere e simulare falsa amicizia e disponibilità manierata, è giusto allora che paghi, ma non così, non in questo modo, perché hanno perso tutto, signora! Sì, hanno perso tutto, non trovano più niente, non importa, perché con la forza della natura ho riscritto i canti, ricantandoli tra me e a memoria per dimostrare a me che esistevo davvero e magari sudando per ricordare, spremendo i miei centri nervosi per riavere le immagini tutte. E là che mi è venuta la congestione cerebrale, sì, sono riuscito a pubblicare a ottobre la mia opera, giravo per i caffè a vendere copie, a strappare versi se mi parevano non compresi dagli avventori, strappavo intere pagine e magari alla fine restava solo la copertina. Ma se gli altri mi deridono, se i ragazzi per strada mi cucugliano, mi sputano addosso, sono capace di tutto, altro che risse da orso, altro che sghignazzare sul muso, posso scatenare cani furiosi, agghindati di fiocchi, sonagli equoi, altro che darmi ad una andatura lupesca, inselvaggito, stralunato, altro che gridare spie, vigliacchi in caserma le guardie, o da energumeno minacciare stragi per essere poi pestato a morte dai flix bolognesi, solo perché non sopporto essere titillato da chi non mi capisce. Ho chiuso con la poesia, però, signora, è stato Marconi con le sue scariche elettriche che mi ha asciugato nel cervello la vena poetica. Batte, botte, batte, botte nella notte per le rotte. Avevo qualche arte,
ora non più. Ero però e sono ancora robusto, come avete provato più volte, quando insaziata mi strisciavate accanto e mi ripetevate che nessuno mi aveva strofinato così, non vostro marito, non quello che si occupava di popoli, di lavoranti, non gli zerbini che vi corteggiavano invidiosi della mia forza, lordi, cafoni, cani, levantini della letteratura, e lui soprattutto, Ardengo Soffici, mi invidiava la natura possente, la natura e la misura di questa natura, smisurata anche qua. Sì, anche qua in ospedale, tutti me la vogliono vedere. Controllare, toccare. La mia natura, invece, con nessuno mi sono mai accoppiato qua dentro, io, con nessuno, come possono testimoniare i miei due angeli, i miei inservienti sporchi di polpette. Doveva restare vostra la mia natura, se solo avessi saputo capire e perdonare. Ma voi non venite più, mia tigre. Voi non volete venire? Un tempo c'eravate voi, mia signora, a tenermi in vita, ad alzarmi questa natura possente. Sì, che dovevo spegnerla ogni tanto, sennò la corteccia intera prendeva fuoco nella febbre del cuore e dei nervi. Nessuna medicina calma anche oggi la mia voglia di voi, se non provvedo io stesso a scacciarvi dal mio corpo, perché io sfregolo sotto il lenzuolo e intorno sento gli schiavi, i parassiti che gongolano, scaldati dal mio respiro, godono anche loro, miserabili pezzenti, perché questi sono i miei sodali, un contorno di infermi, epilettici, idioti, dementi, stolidi, sudici. Se ci avessero visti quando vi accarezzavo tutta e vi plasmavo come creta e mi volevate dentro per millenni e millenni, guai! Se mi levavo, guai se mi staccavo da voi, sì signora, voi urlavate che ambivate morirmi addosso, anche se non ce la facevate più a reggere la mia foga. Poi dopo un po' vi trasformavate in bestia spasimosa e mi strisciavate addosso supplicando ancora, ancora. Sono i vostri supplici ancora che risento in mezzo alla pioggia, guardando lo stanzone con le crepe ai muri, i finestroni alti e immobili. Sono i vostri ancora che aizzano questa natura in vita. Ma lui, Soffici, il super zerbino, non trovava più le carte e i miei canti si sono spenti per colpa sua. Signora, mia signora, sfinito nel rammentare gli abbracci che mi chiedavate insaziata quando snodavate le trecce come torce e braccia infinite sulle zolle dure, mentre gli steli frusciavano sulla nostra fronte e le stelle
incupivano il cielo e invocavate il mio orecchio, la vostra bella belva bionda. Io sono qua, mentre intorno ogni notte mi preparano morti insane e mi tolgono il pensiero. Voi dovete aiutarmi, Signora, per la gratitudine che dovete allo strofinamento infinito a me e da voi ordinato. Dovete condurmi da loro, o almeno da lui, perché prima di disperdermi, prima di cedere, io devo rivedere il suo sorriso di scherno, la sua convinzione di essermi superiore. Mi basterà scorgere il terrore di schiudersi mentre apre la porta e rivede il mio cappotto, ruvido e cencioso, che sa di bettole, di latrine mai lavate, mentre lo sorprendo e gli descrivo la mia vendetta, mostrandogli un buon coltello. Se no mi manca il fiato, Signora, dovete aiutarmi, portatemi da lui, non spiegategli cosa lo attende, cercate solo di carpire un appuntamento. Lui, pacifico e guerriero, lui baciamanista e corteggiante, lui pittorucolo, lui letterastro, lui che cresce nel piccolo mondo delle recensioni ruffiane, lui che sarà cancellato presto nel generale oblio che ci attende tutti. Tanto tutto questo non mi importa più, perché conta altro. No, forse sarebbe meglio trascinarlo qua, chiuso in un sacco come la gilda del musico, e costringerlo a dormire nelle grandi stanze, negli antri mai quietati dal buio, metterlo nel coro dei pavidi che assistono ai moti della mia possente natura, quando solleva il lurido lenzuolo e fora le nuvole dei calmanti e dei veleni, e altera la mia bocca, spalanca le mie narici, costringerlo a seguire il moto delle gocce che schizzano dappertutto. Lui ardengo, poco ardente e molto soffice, e poltrone, epigramente pantofolaio, anche se si pavoneggia tra i guitti futuristi. Signora, fatemi uscire per una volta sola, portatemi da lui e portatemi via con voi. Poi, signora mia, portatemi da loro. Avete dimenticato tutto? Io no. Io che vi ho scorto la prima volta scendere dalla Corriera Postale a Firenze, il grande cappello, l'abito bianco, il passo regale. Sì, mia cara, vi insegnavo a leggere i ruscelli, a chiamare i sassi col loro nome, e i tronchi e le radici ve li squadernavo mentre piangiavate travolta da rimorsi borghesi. Abbiamo lo stesso segno, il leone, per questa origine comune siamo stati un solo gemito, abbracciati dalla luce. Vi aspetto, mia chimera, mia pitonessa, disposto a riprovare l'antico affanno, il serale animamento in questo istante di nuovo pare intatto. Appena vi prenderò, vi farò gridare di gioia. Andremo ancora nei boschi ombrosi a raccogliere funghi. Non vi sputerò più, non vi picchierò più, mia dea.
Non vi griderò che volete romanzarmi, non vi lancerò accuse di troiaggine o di essere l'impura amante di tutti gli zerbini della penna. Dal vostro Dino, acuto come Edison il grande scopritore, dal vostro Dino che non pensa più alle cose letterarie essendo nullo il mercato italiano, dal vostro Dino cuoco di gustose polpette, dal vostro Dino masturbatore universale, masturbatore sentimentale, a voi sempre fedele, affezionato e consapevole che l'anima mia è immortale e si unirà a quella universale, dunque anche alla vostra, un infinito, dolente e speranzoso abbraccio. E questa è la breve lettera di Sibilla Leramo, data 5 aprile 1927, indirizzata ad Ardengo Soffici. Caro Soffici, forse questo messaggio è inutile, in quanto la questione è risolta e la situazione è sotto controllo, almeno mi auguro. Preferisco non di meno avvertirla in ogni caso. Saprà delle minacce che questo povero giovane continua a lanciarle dal centro in cui vegeta, in condizioni da affliggere chi ha a cuore la poesia. So che è riuscito ad escogitare una mossa che mostra residui di intelligenza. Mi ha inviato una missiva delirante e rampognosa nei vostri riguardi, in cui mescola minacce a lusinghe e in cui si ripromette di darle una lezione. Forse lo smarrimento del suo manoscritto insiste su questo aspetto. Mi è stata recapitata in modo bizzarro da due infermieri del manicomio, due strani inservienti che avrebbe conquistato grazie a sue recenti prodezze culinarie, polpette sugose di carne di maiale. Avvertirà lei di ciò l'amico Papini. Dunque, caro amico, caro Soffici, stia tranquillo. Il Campana non solo non potrà uscire in alcun modo dal centro, ma anche non potrà più disturbare la nostra serenità e il nostro lavoro con questi oscuri ingorghi del pensiero. Comunque si intravede tra i buchi neri della sua mente un'intenzione criminale nei vostri confronti che sarebbe bene non sottovalutare. L'ultima volta che l'ho visitato nel carcere di Novara, il 17, era solo un corpo ingrassato, privo del tutto dell'antico fascino selvaggio, un disgraziato che non faceva che singhiozzare e provare a baciarmi le mani. Appena le sarà possibile, mi tenga informata della sua pittura e della sua scrittura. Mi interessano molto, caro Ardengo, se posso chiamarla così. Io la seguo sempre, sa, anche se da lontano, con ammirazione
e stupore per la sua energia artistica. Avevo tanto apprezzato il suo mirabile e autobiografico Lemmonio Boreo. Ho divorato anche il suo studio sul pittore Spadini. Ma come fa, dico, come fa a passare con tanta maestria da un genere all'altro? Se mai mi permetterà, ambirei inviarle umilmente un mio testo che mi sta a cuore e che dovrebbe uscire tra breve, dal titolo esplicito, che è un po' il mio motto, amo, dunque sono, sua Sibilla.